Teleselezione. Telefonate, duelli, spettacolo di voci e opinioni. Ideato e condotto da Luca Telese. In studio Luca Telese e Flavio Grasselli. L'ennesima giornata di caos e sangue in Egitto fa crescere il timore che il paese precipiti in una crisi irreversibile. La strage di Fratelli Musulmani è un segnale preoccupante per il futuro e le risposte date dalle due fazioni in lotta, l'esercito e la coalizione antimorsi da un lato, la fratellanza dall'altro, non fanno che accrescere l'instabilità. In una conferenza stampa serale, le forze armate hanno replicato alle accuse di aver attaccato a sorpresa i partecipanti al sit-in di fronte al palazzo della Guardia Repubblicana. Secondo la loro versione, i soldati sono stati costretti a difendersi dall'attacco dei Fratelli Musulmani e sono intervenuti solo per difendere il popolo egiziano che è al loro fianco. I conti devono quadrare, si mette da una parte, si toglie dall'altra, così anche per l'IMU e l'IVA, questioni per ora soltanto rinviate. Una prima analisi ci sarà domani quando si terrà un incontro tra governo e maggioranza e poi la prossima settimana per arrivare a Ferragosto con un accordo politico sulle scelte da adottare. Il responsabile dell'economia Saccomanni metterà sul tavolo le opzioni possibili, intanto il ministro Zanonato dà un'indicazione. Le prossime tappe le abbiamo definite, dobbiamo evitare l'incremento di un punto IVA. Noi la nostra idea l'abbiamo già esplicitata ancora prima di IMU e IVA, però ci sono due interventi più urgenti che sono il pagamento dei debiti della pubblica amministrazione e l'intervento sul cuneo fiscale del lavoro. E che questa volta potrebbe essere il trampolino di Renzi verso la candidatura a segretario del PD. Il sindaco di Firenze a Repubblica confessa di essere ad un bivio, la voglia di essere ancora sindaco della città fiorentina e la consapevolezza di essere per molti in Italia una speranza. Per altri però è una minaccia soprattutto dentro al PD. Le correnti di partito non mi piacciono, risponde Renzi. Ultimo colpo da maestro del lusso, obiettivo Italia, il suo preferito. L'imprenditore francese Bernard Arnault acquisisce l'80% di Loro Piana, il marchio piemontese famoso in tutto il mondo per la lavorazione del cashmere e delle lane più rare. Sergio e Pierluigi Loro Piana incassano 2 miliardi e conservano il 20% nella società. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Ecco laggiù, vi ringrazio. La lenta sulla barca del futuro viene via dal sud, il vento contro, ma non c'è un viaggio se non c'è un miraggio che ti si fa incontro. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà, che le loro voci salgano fino a Dio. E un'altra volta a voi, abitanti di Lampedusa, ringrazio la solidarietà. Cura del benessere, ho sentito, ci porta a pensare a noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone. Sono bolle, sono nulla, illusione del futile, del provvisorio. Che porta all'indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell'indifferenza. Il primo viaggio da Papa è tappa nell'ultima frontiera dell'Italia, dell'Europa, periferia dell'esistenza, dei diritti. Lascia al mare fiori, preghiera per i tanti che hanno perso la vita, 20.000 dall'88, cifra per difetto. Saluta alcuni immigrati, uno gli parla in arabo. Li chiama cari immigrati musulmani, pensiero per inizio del Ramadan. Quei volti gli fanno dire: chi ha pianto per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che erano sulla barca
Una barca per altare, un pastorale fatto con il legno delle carrette del mare, il calice con un chiodo, la sofferenza di chi ha perso la vita. Il Papa chiede la grazia di piangere sulla nostra indifferenza, sulla crudeltà che c'è nel mondo e chiede perdono. Ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mondiale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Si dice che quando la scienza riuscirà finalmente a spiare oltre la cresta della montagna, scoprirà che la religione era seduta là da sempre. E allora, ieri ve l'abbiamo raccontata in diretta questa passione con le immagini che si infilavano dentro il racconto della radio, con quei colori, quei suoni e quel calore che ci arrivava senza mediazioni da Lampedusa attraverso la televisione. Oggi si può raccontare con le parole questa incredibile bomba d'urto, questa rivoluzione culturale che il viaggio di Bergoglio ha aperto nelle nostre coscienze, nell'opinione pubblica e nei media. Sulla prima pagina del Corriere della Sera giustamente campeggia la fotografia di questo Papa con questa croce, una croce ricavata con mezzi di fortuna dai legni del mare e delle barche, così come quell'altare, quella barca rovesciata, così come quel timone. C'è una simbologia potentissima in questo viaggio, così come c'è una simbologia potentissima nel pontificato di Papa Francesco. Ora qualcuno potrebbe dire, ma insomma sono cose che riguardano la Chiesa, e invece io penso che questo messaggio sia così forte che lo è non solo per chi crede ma anche per chi non crede, lo è per i laici, per i religiosi, per chiunque abbia a cuore le passioni dell'uomo. Ecco, il viaggio di Bergoglio è importante perché è come l'uovo di Colombo, è come i vestiti dell'imperatore, rende immediatamente intellegibile a tutti quello che prima era davanti agli occhi ma era nascosto. C'è una grande situazione di sofferenza nel mondo, ci sono i paesi del sud che esplodono, c'è un'isola, Lampedusa, che è diventata la porta della disperazione e in qualche modo fino a ieri il ghetto di chi non aveva la possibilità di realizzare i suoi sogni. Ecco, adesso questo viaggio apre questa porta chiusa metaforicamente e la rende accessibile a tutti. Ecco, io voglio dire una cosa, mi sembra che Bergoglio sia un messaggio anche per la politica. Nel giorno in cui i partiti si avvitano sulle regole congressuali, sui cavilli, sull'IVA sì, l'IMU no, ecco, in questo giorno il viaggio di Bergoglio dice a tutti, guardate che per aprire le porte della speranza basta guardare davanti al proprio naso. Ecco, mi sembra un messaggio importantissimo, non solo per chi segue le vicende dal punto di vista umanistico, ma soprattutto per la politica, che dovrebbe essere l'arte di fare e di cambiare le cose. Mi piacerebbe che Teleselezione iniziasse così, in fondo Manu Chao ce l'aveva detto tanto tempo fa, i clandestini sono veramente il cuore, il motore del mondo. Solo voy con mi pena, sola va mi condena.